normale. Ma questo, istintivamente non mi dice niente. Ma è sì, ma se non dovesse vincere questo torneo, cosa avrai da dire? Sul golf, ci scrive Massimo, super milanista e super onesto. Avete una squadra fresca, interisti, forte, con giocatori che hanno fame. Sai cosa invidio all'Inter? I due terzini e la loro spinta. E poi ancora, sono Eugenio da Brescia, tifoso milanista, ormai bisogna rassegnarsi. L'Inter è nettamente più forte di tutte le altre squadre. E sarà così per moltissimi altri anni. E poi concludiamo. Vincenzo vorrebbe sapere da Evaristo come vedrebbe Cristiano Ronaldo all'Inter. Per primo tempo per l'Atalanta fatto... perché... dell'Inter invece ci sono gli interisti che non ci credono ancora molto. Infatti ci scrive Marco, si può parlare di fuga ma non di scudetto già vinto o campionato già finito. Non siamo neppure al termine del girone d'andata, quindi bisogna stare coi piedi per terra. Speriamo. Roberto, ma Pato quando sarà disponibile da gennaio? Sarà schierato subito sin dall'inizio oppure si centellinerà? Giovane, non bisogna mettergli troppa pressione addosso, che deve fare esperienza, eccetera eccetera con eccetera. Pato, sono un ex giocatore, chi sì. È? Il risultato della partita di San Siro appare troppo sbilanciato per quanto visto in campo. Quello che va fatto notare è che l'Inter è stata perfetta, non ha sbagliato nulla, segno questo di grande maturità da parte dei nerazzurri. Poi ce n'è un'altra, se non dobbiamo andare in pubblicità, che ci scrive dei quattro posti per la Champions. Ho visto raramente la squadra veramente più forte sul tetto d'Europa e lo dico da interista che senza... fino allo scorso. Fammi dire una cosa velocissima. Studiamo i stadi. Grazie Emilio Bianchi.